Fratelli bianconeri e non, buon pomeriggio. Come qualche volta mi capita, soprattutto dopo le analisi delle partite, il giorno dopo mi vedo, tra virgolette, costretto a farne un altro per ulteriori chiarimenti. Perché mi rendo conto che veramente che certe volte i miei messaggi non vengono forse recepiti come io vorrei. Allora è giusto, e probabilmente, ripeto, è un errore mio, e quindi è bene apportare dei chiarimenti a quello che talvolta viene detto. Allora, alla fine della partita Juventus Sporting di Lisbona, dopo una prestazione a mio parere molto mediocre, si sono salvati in pochi. Si è salvato Mandzukic, e non solo per il gol, si è salvato Pjanic, si è salvato Chiellini, ma io per il resto non è che ne salvo granché oltre a questi. E ovviamente non mi sento di dare nemmeno un voto a Douglas Costa solo perché ha fatto un cross, anche se perfetto, bellissimo, che ci ha portato poi al gol della vittoria. Però ci sono alcune cose che vanno un attimino puntualizzate e chiarite. Allora, a parte il fatto che a me non è piaciuto proprio l'approccio alla partita, nel senso che quando tu subisci squadre come questa, lo Sporting Lisbona, che per carità lo Sporting Lisbona va soltanto apprezzato ed applaudito per quello che ha fatto, ma in partite come queste io non vado a dare più di tanti elogi alla squadra avversaria. Io più che altro do dei meriti alla mia, più che altro, perché tra Juventus e Sporting Lisbona solo a livello di nomi non c'è partita. Detto questo, la partita l'avete vista tutti, siete tutti grandi e vaccinati e quindi in grado di poter parlare a 360 gradi della partita, e io ieri sera sono stato rimproverato da qualcuno, non solo sul canale, perché avrei visto un'altra partita, perché secondo qualcuno Higuain ha fatto una splendida prestazione. Allora, io personalmente non mi sento di dire che Higuain abbia fatto una grande prestazione, io, ed ho la mia motivazione. Higuain non è quello dell'anno scorso, e qui chi mi contraddice vuol dire che è in malafede. Detto ciò, vogliamo puntare tutto sulle colpe di Allegri perché gli ha cambiato gioco? Non credo che sia quello. Però potrebbe anche avere la sua influenza. Mi spiego. Se tu fai fare ad Higuain un gioco di sponda, nel senso che deve girare a tutto campo, non è il gioco per il Pipita. È inutile che stiamo qui a voler esaltare Higuain. A me Higuain è stato comprato, speso 90 milioni per fare 20 gol a stagione, se non 30. Per quello è stato comprato, non perché debba fare la sponda a Mandzukic o a far fare il gollettino a Dybala. Higuain è stato comprato per 90 milioni di euro, cifra che io personalmente non avrei mai speso. Avrei comprato Higuain perché a me piace come giocatore, ma non a quella cifra, perché per me non li vale, opinione personalissima. Ma detto questo, Higuain è un grande calciatore, ok? Un grande calciatore. Se tu lo snaturi completamente come fai e non lo metti più nelle condizioni di rendere per quello che lui è stato pagato, possiamo stare a discutere quanto vuoi. Higuain, ripeto, è stato comprato a 90 milioni di euro perché debba fare tra i 20 e i 30 gol a campionato e perché ti doveva far vincere la Champions.
Higuain è stato comprato per quello, non per altro. Se tu lo snaturi e gli fai fare il trequartista, o come si è visto ieri sera l'ala che deve fare il cross per andare a cercare la testa di Mandzukic, ma per piacere. E questo è uno. Andiamo avanti. Ieri sera sono stato bacchettato perché non sono in grado di capire che Sturaro gli è stato cambiato il ruolo e poveretto ci mette il suo massimo impegno, lo sappiamo che. A me non me ne frega niente di queste cose. Sturaro non è un giocatore da Juventus. Sturaro non è un giocatore che può fare la Coppa dei Campioni. È un giocatore impresentabile, che quando tu vai a giocare contro gli squadroni sono giocatori che vengono presi in giro. Sturaro non deve giocare nella Juventus, non è da Juventus. Punto. Perché a me il discorso del poverino, 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 a me del poverino non me ne frega niente. Quando tu vai a giocare in finale contro delle certe squadre, non ti puoi presentare con gente come Sturaro a fare il terzino destro. Ma per piacere, devo compatirlo? Certo che lo compatisco. Sturaro è quello, più di quello non può dare. È scarso. Ma io sinceramente, se mi devo andare a giocare una finale di Champions, una semifinale di Champions, preferisco giocarmi con Listainer, presentarmi, che è il suo ruolo naturale. Voi direte, ma abbiamo De Ciglio, è infortunato De Ciglio, cosa dobbiamo fare? Ma andare in Coppa dei Campioni sulla destra con De Ciglio e Sturaro, anziché con De Ciglio e Listainer, significa essere dei deficienti. Sturaro non è un giocatore che può giocare nella Juventus. Chiuso. Vogliamo andare avanti? Andiamo avanti. Gli altri, sono stati tutti medio mediocri. Forse gli unici tre che si sono salvati sono stati Pjanic, sono stati Chiellini e Mandzukic. Gli unici tre che io salvo. Il resto cosa hanno fatto? Ditemi voi cosa hanno fatto gli altri. Ma quando parlate di calcio, voi parlate perché avete un'idea di quello che dite o parlate a vanvera? Perché ragazzi, bisogna anche cercare. Poi non è finita. Poi ieri sera sono stato anche bacchettato perché ho criticato Dybala dicendo che è un giocatore da Serie B. Ma voi capite quando Demon parla o le interpretazioni le fate come vi pare a voi? Quando io dico è un giocatore da Serie B in questo momento, è perché Dybala in questo momento è un giocatore che non esiste, non c'è. Ma l'avete visto ieri sera, ha tirato 3 o 4 volte, non ha nemmeno più la forza di arrivare in porta. Ma di cosa parliamo? In questo momento Dybala non c'è, è un giocatore che starebbe bene in Serie B perché è sotto la normalità. Ieri sera ha fatto una cosa bella a centrocampo quando ne ha saltati 2 in un momento, l'unica cosa bella di un giocatore come Dybala in 90 minuti. Quindi, l'ho detto ieri sera e oggi lo ribadisco, io credo che io per primo ho fatto un errore volendo identificare Dybala come il prossimo fuori classe. Io credo di essermi sbilanciato troppo anch'io e credo che Dybala invece sia un giocatore che sia destinato a grandi palcoscenici, un campione, ma mi permetto di continuare a dire che i fuori classe sono un'altra cosa. Ok? Ma questa non è una critica per Dybala. Dybala sta attraversando un momento, no, capita a tutti. Non c'è problema. Ha sbagliato 2 rigori. Va bene, succede, che dobbiamo fare? Però non posso venire io, Demon, criticato quando dico che Dybala in questo momento è un giocatore che non esiste. Perché in questo momento Dybala è un giocatore che non esiste.
Io, se fossi stato l'allenatore della Juventus ieri sera, nell'intervallo tra primo e secondo tempo l'avrei lasciato in panchina e sarei e avrei giocato con Bernardeschi. A Bernardeschi gli vogliamo dare un po' di fiducia o non lo vogliamo vedere mai? Perché a me, personalmente, la storiella del non è pronto, deve capire la Juventus, a me sinceramente mi comincia a puzzare un po', perché non vorrei che la storiella del Bernardeschi non è pronto, eccetera, non vorrei che diventasse un po' come la storiella di Rugani, che Allegri punta su Rugani per il futuro, intanto continua a marcire in tribuna per vedere giocare chi? Per vedere giocare un Benatia che su 5 partite ne sbaglia 3. Personalmente preferisco giocare con Rugani, che perlomeno è italiano e non è un giocatore scarsissimo, ma secondo me la sua figura la fa. Quindi dovete smettere di andare a lenirvi le ferite quando la squadra non gioca, trovare sempre il contentino e dirmi a me: ma te la partita non l'hai vista? No, cari amici, io la partita l'ho vista meglio di voi, come voi, soltanto che il mio modo di interpretare le partite è diverso dal vostro. Per me un giocatore come Dybala in Coppa dei Campioni è ora che incida. Non può incidere una partita e 5 no, deve incidere in 4 partite e in una no su 5. La differenza sta lì, perché non possiamo continuare a prendere scuse: una volta infortunato, una volta non sta bene, una volta sfortunato, una volta non è in forma. Ma basta, i giocatori devono incidere. Higuain non è stato comprato per fare da spalla a Dybala o a Mandzukic. Higuain è stato comprato per fare 30 gol a stagione e per portare a Torino la Champions e basta. Per questo è stato comprato e nient'altro. Quindi tutte queste scusanti del poverino, ma poverino a chi? I giocatori, se non sono in forma, devono stare in panchina e basta. Questa è la loro unica realtà, perché non puoi continuare a giocare con gente che quando giocano in campo sembrano veramente, ma quale serie B? Da serie C. Elogiare. Bernardeschi ieri sera avrebbe fatto peggio di Dybala? Francamente non ci credo. Rugani avrebbe fatto peggio di Benatia? Non ci credo. Ecco perché io certe volte mi arrabbio, perché me la prendo, perché leggo certe volte dei commenti che non hanno ragione di essere scritti, perché io non vado in giro a raccontare le favole, io critico quello che vedo. E ieri sera i competenti del calcio, più o meno l'interpretazione che hanno dato, quelle sono. Basta guardare che pagelle hanno dato. Qualcuno ha dato 6 a Higuain, qualcuno. Io non glielo do. Qualcuno ha dato 6 a Dybala, io non glielo do. Partita da 4,5. Qualcuno ha dato 5,5 ad Alexandro, io non glielo do. Partita da 3. Cosa parliamo? Queste prestazioni bisogna finirle, perché le altre squadre giocano in Champions. Non ti puoi sempre presentare con una squadra mediocre e far sempre delle figure, perché anche quella di ieri sera non è che sia una gran figura, ragazzi, eh? Non è una gran figura quella di ieri sera. E allora basta trovare sempre la scusa perché è poverino, basta. I giocatori sono stati comprati per
fare certe cose. Se non sono in grado di farlo, devono stare in panchina e devono giocare quelli che possono sostituirli. Ripeto, io faccio l'esempio di Bernardeschi perché forse è il più classico. Bernardeschi non può sostituire Dybala. E chi l'ha detto? L'avete mai visto giocare voi nel ruolo di Dybala? Deve migliorare? Certo, tutti devono migliorare. Anche Dybala deve migliorare. E molto poi. Altro che il dualismo Messi-Dybala. Ma per piacere, dai! Cerchiamo di essere un attimo realisti. Non di metterci sempre davanti agli specchi e a raccontare le favole. Per favore, dai! Su! Ragazzi, io sono innamorato di Dybala, è un giocatore che mi fa impazzire, ma io sono realista, quando un giocatore non c'è, non c'è, basta, lo si tiene in panchina. Io l'avrei tenuto in panchina, avrei fatto giocare Bernardeschi e poi lo tenevo pronto per gli ultimi 10 minuti magari. Gli evitavi una brutta figura. Su. Dai, per piacere, cerchiamo di interpretare le cose come vanno interpretate e non alla boia del come viene, d'accordo? Perché adesso, fra 2 settimane, ci aspettano loro a Lisbona e non pensiate che sia una passeggiata, perché se ti presenti così sarà difficile uscire da quello stadio senza avere le ossa rotte. Vediamo. Vediamo. Ciao a tutti e forza Juve. Come sempre e più di sempre. Ciao.